vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Coppa Italia del girone Roma Nord di serie A2. Si affrontano Momis Pub e Peperino Calcio A8. Cambia bene, non si chiude il triangolo, ma la sfera arriva ugualmente a Quattrocchi, che lascia per il numero 11. Conclusione provata ad incrociare e rete del vantaggio siglata da Cicconi al quinto minuto di gioco. Questo calcio di punizione da posizione più che invitante, parte proprio il numero 10 con il sinistro e il pallone non si abbassa a sufficienza e termina sul fondo. Acai, ancora lui in posizione centrale, però la conclusione in qualche modo ci mette i pugni piaggesi. Quattrocchi arriva sulla sfera, entra in area di rigore, salta l'avversario, ancora Quattrocchi, prova con il tacco a spingere il pallone in rete. Forse troppo lezioso in questo caso, il bomber con la maglia numero 99. Cutrupi prova l'elastico, se ne va, calcia con il destro, ottima occasione ancora per il Peperino. Facile però la presa per Cropescu. Fuori per Lorenzi. Giù la sfera, prova la conclusione con il destro e trova un grandissimo gol, il gol del capitano che suona la carica. Il risultato cambia al quinto minuto di gioco. Momis Pub 1, Peperino Calcio 8 1. E poi Lorenzi. Adesso c'è il tiro, la girata e ancora Cicconi, 2-1. Momis Pub, ci pensa lui a ristabilire l'ordine. Gol del vantaggio quindi per il Momis Pub all'ottavo minuto del secondo tempo. Del numero 8 che adesso va a cercare Laurenzi, si gira Laurenzi, prova il destro a incrociare che però si perde di circa un metro dalla porta difesa da Cropescu. Biras se ne va a Cicconi, prova a fare tutto da solo, ancora il numero 11, prova la conclusione, si deve distendere con la mano di richiamo Piaggesi mandando in calcio d'angolo la sfera. Della battuta c'è anche Cicconi lì vicino a lui, Salvati preferisce mettere il pallone al centro, arriva con lo stacco di testa e ancora Piaggesi salva il risultato. Parte proprio Cutrupi con il sinistro e il pallone si abbassa all'ultimo, lo vede Cropescu e lo sperisce in corner. In avanti il Peperino Calcio a 8 che prova a riaprire l'incontro, Cutrupi prova la girata, il pallone si perde non di molto lontano dal secondo palo. Ancora il capitano sulla mediana, c'è la scivolata di Quattrocchi che allontana il pallone, c'è il cartellino rosso per il capitano che viene espulso a un minuto dal termine. Si tratta di Lorenzi. È salito anche Piaggesi nell'area di rigore, va Cutrupi, si distende e salva tutto con un ottimo intervento Cropescu. In questi ultimi due minuti di gara si chiude sul risultato di 2-1. L'incontro decidono le due reti di Cicconi e il Momis Pub vince la finale di Coppa Italia del girone Roma Nord.